Perché Bismarck? Che cosa vuol dire Bismarck? Perché parlare di Bismarck? Perché noi oggi non parliamo di Cavour? Per alcuni motivi, perché alcuni politici forse non saprebbero collocarlo cronologicamente, in ogni caso non si sentono in alcun modo vincolati a riflettere su se stessi per analogia o differenze rispetto alla storia del nostro paese. Poi i tedeschi sono un po' più colti dei nostri, in media. E poi perché noi ci nutriamo dell'idea della continuità dell'esistenza dello Stato italiano da Cavour ai giorni nostri, mentre invece i tedeschi questa idea di continuità non la vogliono, non la possono avere, ed effettivamente non c'è continuità, cioè alla Germania è stata sottratta la sovranità nel 1945, che è stata caricata sulle spalle delle potenze vincitrici con atto formale, cioè l'Italia non è mai scomparsa dalla carta politica del mondo, la Germania sì. Ecco. E poi perché, ripeto, quando si tratta di interrogarsi su se stessi, sulla propria esistenza, devono saltare necessariamente non solo l'era nazista, ma devono saltare anche quella non breve serie di anni in cui non sono esistiti, 45-49, e poi sono esistiti allo stato larvale, con dentro la Germania un mezzo milione di truppe d'occupazione anglo-americane e anche un pochino francesi. Però ci sono delle analogie che servono a spiegare alcune cose. Prima di tutto, la questione della potenza. Allora, la questione della potenza, la parola potenza è praticamente bandita dal lessico politico tedesco, per ovvi motivi. Tutti noi avremmo qualche difficoltà a sentire i tedeschi ragionare in termini di politica di potenza. L'età bismarckiana ragionava serenamente in termini di politica di potenza. Partiva dal presupposto che le grandi potenze stavano tutte in Europa, a parte gli Stati Uniti, e poi alla fine, sorpresa, anche il Giappone, ma insomma, stavano tutte in Europa, una stava quasi attaccata all'Europa, anche se non era Europa, ed era l'Inghilterra, che era la più potente di tutte. C'erano le grandi potenze che erano la più piccola e la più debole, eravamo noi, però insomma ci sedevamo anche noi, seppure su uno strapuntino, al tavolo del concerto delle potenze. Il concerto delle potenze voleva dire che, ecco, questo è il punto, primo punto di differenza, mentre oggi in linea teorica ma anche pratica la politica degli stati europei si fonda sulla collaborazione e sul fatto che si dà per scontato che non può essere messa sul tavolo la minaccia della guerra. Non può. Nessuno ci crede. Cioè, se noi abbiamo un contenzioso con l'Austria, possiamo avere tutto il contenzioso che vogliamo, ma nessuno può pensare che verrà il giorno in cui noi mandiamo un ultimatum militare all'Austria. Non esiste. Ecco, mentre invece era assolutamente normale, non perché queste potenze fossero guerrafondaie, ma semplicemente perché faceva parte della loro essenza di stati sovrani, non tanto fare la guerra, quanto poterla minacciare, far sì che tutti sapessero che eri disposto a farla in certe circostanze, e l'unico giudice della legittimità della guerra era lo Stato che la cominciava. Cioè, la guerra non era mai stata dichiarata illegittima, perché ci sia qualcosa del genere, ma con estrema difficoltà bisogna arrivare a dopo la prima guerra mondiale. Gli stessi trattati dell'AIA non sono trattati che delegittimano la guerra, ma regolano lo ius in bello, che è un'altra cosa. Bismarck si trova a dover difendere l'esistenza di una creatura nuova, guardata con grandissimo sospetto dalla Francia, con la quale Bismarck stabilisce un rapporto di inimicizia, di non ritorno, con la annessione al Reich dell'Alsazia e della Lorena. Da cui, no, il motto francese, pensarci sempre e non parlarne mai. L'Alsazia e la Lorena perdute, no? Per cui lì si sostiene, e Rusconi lo prova,
che sia stato il vero grande errore di Bismarck, di creare una inimicizia radicale con la Francia per un acquisto territoriale che a Bismarck fu spiegato come essenziale e fondamentale da parte dei militari, che invece non lo era. Cioè, tanto i francesi quanto i tedeschi hanno creduto a lungo che la partita militare fra Francia e Germania si giocasse in Alsazia e Lorena, e invece si giocò sempre nelle pianure del nord. Poi, naturalmente, questa Germania nasce sotto gli occhi attentissimi dell'Inghilterra, che era la grande potenza dell'epoca, occhi attentissimi. Questi chi sono, che cosa vogliono, ma no, non scontentissime, perché che nasca qualcuno che tiene un po' buoni i francesi non è male, come prima idea. Una potenza come l'Inghilterra che cerca in Europa un equilibrio, che nasca qualcuno che non consente ai francesi di essere la potenza del continente, non è male. E sotto gli occhi della Russia, che consente l'operazione, di fatto consente l'operazione. Ora, la capacità militare della Russia era poca cosa. Dopo avere combattuto e sconfitto, dopo essere stata una delle potenze che hanno combattuto e sconfitto Napoleone nel 14, la Russia non adopera più in modo efficiente il proprio esercito praticamente fino al 1942, con l'unica eccezione della guerra del 77 contro l'impero ottomano, che è francamente peggio che sparare sulla Croce Rossa, e comunque i risultati territoriali di quella guerra le vengono sottratti al Congresso di Berlino, quasi completamente al Congresso di Berlino, organizzato da Bismarck per rimettere ordine. Bismarck diventa un difensore dell'ordine europeo, se non che è un ordine instabile. Ecco. Lui non voleva che la Germania fosse un paese che avesse una politica egemonica sul continente. La politica egemonica sul continente nessuno se la poteva permettere. Voleva che fosse una grande potenza continentale, quale fu, e sapeva che la stessa esistenza della Germania lo obbligava a tenere in vita una complicatissima serie di patti, alleanze, alcune pubblici, alcuni segreti, in modo tale da più o meno rassicurare tutti, a parte la Francia, che non poteva essere rassicurata in alcun modo, ma insomma, dato per scontato che la Francia non può essere rassicurata, rassicurare l'Austria, rassicurare la nemica dell'Austria, che è la Russia, rassicurare l'impero ottomano, rassicurare l'Inghilterra, ci riesce entro certi limiti, con gradi di rassicurazione diversi, e in ogni caso è, secondo alcuni storici che Rusconi cita e discute, è la sua grande impresa questa, non solo aver messo al mondo la Germania, ma averne assicurato l'esistenza attraverso questa serie di patti e di accordi complicatissimi e bisognosi di continua manutenzione, di continui ritocchi. E in ogni caso c'è anche chi dice che questo è il vero limite della costruzione di Bismarck, cioè di aver messo in piedi una cosa che solo uno straordinario politico come lui poteva gestire, e che appena è finita nelle mani di qualcuno di meno straordinario si è deteriorata subito. Bismarck voleva mandare il messaggio della potenza sazia, della potenza che ha la pancia piena, che non vuole più acquisizioni territoriali in Europa, che una volta nata non disturba più. Vuole mandare questo messaggio a della gente che, insomma, è preoccupata. Dopo di lui, che viene congedato nel 90, dopo di lui invece la Germania, in senso stretto, Guglielmin, cioè
col Kaiser Guglielmo II, diventa una potenza che manifesta sempre più inquietudine, sempre più infelicità e sempre più voglia di rendere infelice il mondo. Ecco. E dato quel contesto geopolitico, per cui non c'era un principio ordinatore dell'Europa, se non il fatto che tutti sapevano che era molto meglio se non si faceva una guerra europea. Ecco. L'unico principio ordinatore, l'unico nomos, era questo. Che è un po' poco, perché appunto basta che qualcuno non stia più al gioco o che giochi in modo un po' troppo energico e che qualcun altro prenda paura, si spaventi, si innesca un meccanismo di sfiducia crescente, di paranoia crescente, in risposta ad un rischio che è stato accettato un po' troppo disinvoltamente, che appunto scoppia tutto. Qual è la differenza? Una delle differenze fondamentali è che l'Europa di oggi è un'Europa in cui la Germania non deve rassicurare nessuno sulla propria... Dovremmo concludere entro 5 minuti l'intervento per... Certo, non deve rassicurare nessuno sul fatto che non vuole un acquisto territoriale, anche se è nata abbastanza fortunosamente, quasi con un colpo di mano, grazie a Kohl, che ha fatto una cosa che i metternichiani di oggi, di ieri, insomma, non volevano, non credevano possibile, utile, opportuno, cioè unificare le due Germanie. La Germania di oggi lavora per la coesione europea, non per l'egemonia, come non lavorava nemmeno Bismarck, ma la differenza è che l'Europa di oggi intorno alla Germania è molto più debole di quanto non fosse l'Europa di ieri intorno alla Germania di ieri. Cioè lo squilibrio fra la Germania e il resto dell'Europa cresce paradossalmente senza che la Germania, questo emerge chiarissimo, lo sappiamo, insomma, senza che la Germania si sogni nemmeno lontanamente di desiderare di essere egemone in Europa, perché non lo desidera, perché è stata troppo addomesticata culturalmente per tornare a pensare a se stessa in termini di, non dico di impero, ma anche solo di grande potenza che si assume grandi responsabilità. Allora, abbiamo questa situazione della Germania che è sempre fuori scala perché è più grossa degli altri stati europei e questo differenziale sta crescendo e tuttavia è troppo piccola per essere una potenza mondiale, ma forse anche una potenza regionale significativa. L'Europa intera sarebbe una potenza regionale significativa e si trova riluttante ad avere un ruolo dentro la compagine europea che non è il ruolo che vorrebbe avere. Il suo ruolo vorrebbe essere quello del primo della classe e basta, quello che prende i voti più belli. Ecco, invece a volte ha il sospetto di dover essere anche maestro, e se c'è qualcosa che irrita gli europei è vedere la Germania che fa la maestra, e i tedeschi lo sanno. Se io avessi dovuto commentare questo libro e non raccontarvelo, avrei sottolineato un altro elemento di differenza enorme che fra la situazione di oggi e quella bismarchiana, cioè il fatto che in mezzo ci sono gli Stati Uniti, la cui presenza in Europa è infinitamente più grave e percepibile e determinante di quella che fosse allora la presenza degli interessi inglesi, i quali avevano l'interesse a fare una politica di divide et impera, ovvero sia una politica di equilibrio in Europa. Oggi la presenza americana in Europa è fondamentalissima. Voi direte, ma come? Ma non si vede neanche. Calma, non si vede se non la vogliamo vedere, ma basta riflettere su ciò su cui tutti
e levano tanti lamenti, cioè sul fatto che l'Europa non ha capacità di condurre una politica internazionale. Questa incapacità nasce dal fatto che l'Europa, quando si è data la configurazione attuale, cioè Maastricht e seguenti, ha rinunciato in forma scritta ad avere una politica di difesa, affidandola alla NATO. E sia ben chiaro, non avrebbe potuto fare diversamente. Cioè non è che gli americani hanno fatto due guerre mondiali per lasciare che poi in Europa si formi una superpotenza autonoma. Non esiste al mondo. La Germania sta dentro la NATO e ci sta anche in modo estremamente, come dire, di basso profilo, ma proprio molto di basso profilo. La Germania investe pochissimo nella difesa e sta bene così, e non ci pensa nemmeno, perché sa che non può, oltre che proprio non vuole, ma perché sa che non può, non ci pensa nemmeno a avere un ruolo geopolitico autonomo. E non vuole nemmeno, come dire, unificare intorno a sé in modo egemonico l'Europa, perché l'Europa possa avere un ruolo geopolitico autonomo, che vuol dire, ad esempio, beh, allora da domani andiamo a bombardare in Libia o in Siria. Ma voi capite, sarebbe insopportabile per il mondo intero vedere la Germania prendere delle iniziative del genere. Per cui c'è questa differenza di fondo che spiega anche la incongruità, quella che a noi pare un'incongruità, di questo rapporto con Bismarck. Bismarck aveva le mani legate, come chiunque facesse grande politica in quell'epoca aveva le mani legate dalla situazione di fatto, ma tuttavia era detentore di una sovranità autentica. La Germania, ma in realtà tutti gli stati europei, non sono detentori di una sovranità in quei modi, e non solo perché esiste l'Unione Europea, ma per un motivo molto più radicale, che motivo che sussiste anche se non esistesse l'Unione Europea. Cioè per il fatto che la difesa armata degli interessi non è più nelle nostre possibilità, per motivi oggettivi, cioè costa troppo, ecco, e per motivi geopolitici, geostrategici, per cui, perché gli Stati Uniti non consentiranno mai, è il mai del quale sono più sicuro nella mia vita, mai che nasca una grande, una potenza regionale europea perfettamente sovrana e autonoma da loro. Cioè, questa sarebbe la più grave sconfitta della politica, una sconfitta strategica della politica statunitense, che ha sempre consistito nell'avere il controllo di entrambe le sponde dell'Atlantico. Entrambe. L'Atlantico è stretto. Se gli Stati Uniti perdono il controllo della sponda europea dell'Atlantico, hanno perduto il loro ruolo centrale nel mondo, sostanzialmente, che è il motivo per cui non ci hanno pensato, per cui Roosevelt non ci pensò un attimo a dire Germany first, prima la Germania. Di tutto ciò, e avrei sottolineato di più, ma insomma in un contesto diverso, anche il fatto che, nonostante tutte queste limitazioni geopolitiche, geostrategiche, la Germania gode di un primato economico in Europa che Bismarck non si sognava neanche. Di un primato economico che nasce da un'efficienza intrinseca e dal fatto che, grazie al fatto che gliel'abbiamo chiesto, è riuscita a fare del marco la moneta unica europea, al modico prezzo di cambiarlo di nome e di chiamarlo euro, ma fondandolo sulla medesima filosofia politico-economica, che è quella dei trattati, sulla filosofia politico-economica dell'ordoliberalismo, riveduto e corretto dalle riforme Schröder-Arz del 2003-2004-2005, che è quella che è scritta nei trattati, quella che abbiamo incorporato nell'articolo 81 riveduto della nostra Costituzione, eccetera, eccetera. Che è, questo è una impresa, da questo punto di vista, egemonica, che rende la Germania infinitamente vulnerabile, perché ha scatenato contro di lei, diciamo, un po' di risentimento,
da parte di una discreta fetta di stati europei che abbastanza sconsideratamente hanno firmato quel trattato senza capire bene quali erano le implicazioni economiche, ma sociali e politiche, di adottare una filosofia politico-economica come quella tedesca. Vulnerabilità della Germania allora come oggi? Sì, ma per motivi diversissimi. Allora, perché il concerto delle potenze rende tutte le potenze intrinsecamente vulnerabili e la Germania forse più degli altri perché è in mezzo, oggi vulnerabile perché priva di rilievo politico, strategico, militare, è portatrice di un'egemonia economica che le fa bene, certamente, ma che al tempo stesso la espone a, insomma, a una serie di atteggiamenti anche negativi da parte dei suoi partner europei. Di questo parla il libro. Su queste ultime cose avrei insistito un attimo di più io, e adesso, scusandomi per la lunga chiacchierata, cedo la parola.